Obiettivo agenti. Il vostro lavoro, il nostro obiettivo. Con Davide Ricci. Buongiorno. Buongiorno. E una domanda, se era possibile farla. Io rimango sconcertato per i modi con i quali veniamo trattati. La mia domanda per il contributo Covid non è stata accettata. E la motivazione è che mancavano dei documenti. Se la proponente ha incassato dei soldi a gennaio, febbraio e marzo, li ha in cassa, e quindi noi agenti, per la nostra percentuale, che dobbiamo fare? La banca al proponente non mi sembra giusto. Ha tutto fatto. I problemi sono questi. Perché dobbiamo fare questa farsa? Perché dobbiamo sottostare a questo ricatto, a questa spada di Damocle, l'accertamento fiscale? Grazie per la trasmissione, siete veramente formidabili. Vi sarei grato della vostra risposta, grazie. Giovedì 1 ottobre, urne aperte, puntata speciale, eravamo partiti con il countdown del mancano 14 giorni alle elezioni in Asarco, siamo arrivati al giorno zero per cui sono partite, in questo momento abbiamo solamente altri 7 giorni per poter esprimere la nostra preferenza per le elezioni in Asarco. E quali sarà mai la lista che in questo momento stiamo spingendo? Noi, la causa di chi stiamo perorando? Attenzione! Aspetta, ecco qua. Questa è di parte, questa è una trasmissione di parte, è uno speciale sulle elezioni in Asarco. Perché su Radio Agenti? Perché appunto io sono il fondatore di Radio Agenti, ma sono anche, diciamo, uno dei sottoscrittori della lista Fare Presto e Fare Bene. E quindi abbiamo fatto, oltre le 450 puntate di Obiettivo Agenti nello specifico, e oltre 600 o 700 con tutte le altre trasmissioni di Radio Agenti, dobbiamo fare 10 puntate. Questa è la numero 8, se non erro, è la puntata numero 8 dedicata appunto alle elezioni in Asarco con la lista Fare Presto, perché tramite Radio Agenti siamo qui a rispondere alle vostre domande che arrivano copiose. Vedi Luca come copiose. Per fortuna, aspetta, adesso le leggo prima quelle che sono arrivate, ne abbiamo qualcuna già che è arrivata prima. Per fortuna vorrei che ne arrivassero meno, perché molti sono problemi che in Asarco in questo momento sta facendo vivere agli agenti di commercio. Non ti dico quanti si lamentano del mancato aiuto Covid, i famosi mancati aiuti. Ma ci arriviamo. Quindi oggi qui con me, come in tutte queste puntate speciali, Luca Caburro, segretario generale di Federagenti e attualmente insieme a me membro dell'attuale CDA in Asarco, seppur in minoranza. Ciao Luca. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Allora, tema della puntata, abbiamo detto appunto giovedì 1 ottobre, quindi abbiamo ancora solo 7 giorni per votare, quindi si può votare oggi, venerdì, sabato e domenica. Ricordo a tutti gli ascoltatori che il sabato e la domenica c'è tempo per votare fino alle 8 di sera, quindi sono 2 ore in più per poter votare, poi c'è lunedì, martedì e mercoledì alle 18 le urne chiuderanno. Vi consiglio di non aspettare troppo, perché quando andrete eventualmente a votare, andate a votare, magari vi rendete conto che non avete ancora ricevuto il certificato elettorale. Visto che le procedure sono per ottenere il duplicato sono un po' farraginose, quindi se avete già ricevuto la PEC con link è tutto molto semplice. Però se non avete ancora ricevuto il certificato elettorale, quindi non avete ricevuto la PEC, oppure non l'avete trovata, oppure non avete neppure ricevuto la raccomandata cartacea, che in alternativa vi dovrebbe essere stata spedita al vostro indirizzo dove avete la ragione sociale, quindi magari verificate se è arrivata dal vostro commercialista, verificate se qualche parente ve l'ha sottratta e l'ha messa nel cassetto, potrebbe essere arrivata anche una raccomandata cartacea, verificate se nella vostra cartella di posta elettronica non è finita magari nello spam la PEC che arriva da un indirizzo che è SkyVote con oggetto appunto elezioni in Asarco 2020, quindi verificate tutte queste cose. Se non l'avete, se non la trovate, dovete richiedere un duplicato. Come si richiede il duplicato? Tra virgolette semplice. Divisione: se avete già accesso all'area riservata in Asarco, nessun problema, entrate appunto
nella vostra arena Sarco, vedete che ci sarà appunto la vostra casella di posta elettronica. Dovete semplicemente fare una fotocopia, una scansione del vostro documento, compilare il modulo di richiesta duplicato e poi dopo mandare con la vostra mail normale una mail a help@agenti-nasarco.it, mi sembra che sia. Comunque facciamo così: non avete ricevuto il vostro certificato per poter votare? Mandate un WhatsApp al 329-672-5562, appunto, che è il WhatsApp anche per intervenire in diretta oggi, quindi 329-672-5562 con scritto duplicato, e noi vi mandiamo la procedura per poter richiedere il duplicato che, ricordiamo, solo e soltanto la Fondazione Nasarco vi può fornire. La novità rispetto alla PEC che avreste dovuto ricevere con il certificato è che il duplicato può anche essere richiesto sulla vostra casella di mail tradizionale, purché questa casella di mail sia quella registrata nella vostra area riservata. Ma veniamo alla puntata di oggi, appunto, il recupero dei contributi e la tutela dell'anonimato. Sono già arrivati molti messaggi, affronteremo anche altre cose relativamente appunto alla pensione simultanea Nasarco INPS, che è un punto del nostro programma, al fatto dell'eliminazione, Luca, dei 20 anni dei contributi obbligatori, questa ingiustizia che abbiamo da sempre in Nasarco, ma nemmeno da sempre, perché una volta erano 15 gli anni di contributi obbligatori che poi sono diventati così a sorpresa 20 e non hanno avvisato nessuno. Però detto questo, partiremo di quello. Tiziano Cenciarelli è in regia, lo saluto. Marco Potetti sempre comunque in regia, Valeria Vezzani e Francesca Sacco in redazione. Arrivano le vostre domande. Davide Ricci, che sono io, Tiziano Cenciarelli, partiamo con la trasmissione. Intanto bevo. Anche perché, devo essere sincero, sono arrivato oggi qui un po' sottotono, cioè è un po' stanco, perché siamo in campagna elettorale per quanto riguarda questa cosa, al di là che non ci prende tutto il, che non ci prendeva tutto il nostro tempo, ma ultimamente devo dire, insomma, che no. Cioè, ma l'hai voluta fare o no? Cosa? La campagna elettorale. Ah, io sì, e certo. Allora zitto e muto, basta, certo. Zitto e muto, va bene, perfetto. Vi dico, Luca Gaburro, prima di sedersi qui in trasmissione, mi ha detto: qual è il mio gettone di presenza per essere presente qui a Radio Agenti? Ripetilo, certo, se hai coraggio. Certo, zero, qui a Radio Agenti, zero, nessun gettone di presenza, mica il CDA in Asarco. Mica il CDA in Asarco. Volete sapere quanto guadagna un consigliere d'amministrazione? Quali sono i gettoni di presenza? Perché ci sono consiglieri d'amministrazione che si mettono, diciamo, tra virgolette, in tasca 40.000 euro e quelli che superano i 100.000, c'è una puntata ai nostri podcast dove gliel'abbiamo spiegato bene, dove l'abbiamo spiegato molto bene agli ascoltatori quanto guadagna un consiglio di amministrazione. Andate sul nostro sito internet www.radioagenti.it oppure sulla pagina Facebook sia della radio che della lista Fare Presto, o sulla pagina YouTube, il canale YouTube sia della radio che di Fare Presto. Noi siamo in diretta, potete ascoltarci dalla app sia per smartphone, sia per Apple Store e Google Store, oppure fate come vi pare, tanto in questo momento ci state già ascoltando, quindi che lo dico a fare io questa cosa? Fate scaricare le app ai vostri colleghi. Allora, partiamo, se sei d'accordo, Luca, sul tema della puntata, appunto il recupero dei contributi e la tutela dell'anonimato, che sono due punti che veramente sono tre nel nostro programma, perché abbiamo lotta all'evasione contributiva, denuncia di evasione, maggiore garanzia dell'anonimato, e poi abbiamo recupero dei contributi dalle aziende estere. Abbiamo diviso lotta all'evasione contributiva con recupero contributi alle aziende estere perché tecnicamente, pur andando a recuperare dei contributi che non sono dovuti, ci sono procedure molto diverse e volevamo proprio dividere questa cosa, perché una cosa che faremo nel momento in cui avremo la maggioranza è proprio di fare delle squadre, delle task force dedicate ad ogni punto del programma, cioè ognuno di noi avrà l'obbligo di portare avanti quello che ha promesso su determinati punti del programma e relazioneremo su tutto. Questa è una cosa importante, non so se vuoi dirlo, se vuoi sottolinearla questa cosa. È un fatto cambio di passo fondamentale, esatto. Cioè i risultati devono essere tangibili e bisogna mostrarli, non basta promettere e poi dire non è stato possibile, non ci sono riuscito, non l'ho nemmeno fatto. No, noi ci impegniamo in prima persona sia come programma elettorale sia come risultati quando saremo eletti a portare avanti tutte le istanze di cui noi stiamo parlando in questo periodo. Quindi
Questo è un impegno serio. È un impegno serio e relazioneremo, cioè veramente vi diremo a che punto siamo di volta in volta e non faremo passare altri 4 anni, anche perché ricordatelo, una cosa importante, voglio dare qualche concetto che a volte sfugge un po'. Prima cosa importante, e lo dico, nessuno, e ripeto, nessuno può sapere se voi avete votato o non avete votato alle elezioni Enasarco. Quindi se qualcuno vi telefona e vi dice guarda Davide che vi devi votare alle elezioni Enasarco, non è vero, non si può sapere se hai votato o non hai votato, nessuno lo sa e nessuno sa nemmeno come avete votato, quindi lasciate perdere. Ma la cosa che avete voi, l'arma che avete voi, se deciderete di votare, fare presto, o se l'avete già fatto, il problema qual è? Che fra 4 anni, se noi non abbiamo fatto quello che abbiamo detto a casa, o se non abbiamo fatto quello che abbiamo detto al 90% o al 10% e non l'abbiamo motivato molto bene dicendo questa cosa non l'abbiamo fatta per questo motivo e non siamo stati abbastanza convincenti, a casa un'altra volta. Cioè questo fatto che gli agenti di commercio possono votare è una grande conquista. È fondamentale, fondamentale. Prima non era così, se lo vuoi prima, dire. Prima non era così. Fino al 2016 il CDA veniva nominato sostanzialmente dall'alto, tra virgolette, tramite accordi politici tra i sindacati di categoria. Questo era. Questo e quindi era. Di fatto gli iscritti all'ente non potevano dire né sì né a né ba sulla composizione del CDA e si dovevano tenere gli amministratori, anche se magari amministravano in un certo modo. Poi tutti noi sappiamo i risultati, no? degli ultimi 20 anni almeno. Quello che è stato fatto è esattamente quello che sono appunto lo specchio di tutti questi anni, quelli che sono i risultati che abbiamo. Allora, io direi di passare a leggere appunto quelle che sono le domande, come giustamente mi dice il domandone. Allora, che succede? No, qui arrivano. No, attenzione, mi si è bloccato tutto, un attimo solo, vediamo se ho qualcosa, no, ce l'ho, oddio, tantissimi, inizio, scusami Luca perché ne sono arrivati tutti insieme, forse e poi faccio come Marzullo, mi faccio la domanda, mi do la risposta. Già hai detto Marz, no. Ma hai fatto venire i brividi, no. Con Marz ho pensato subito al marzapane, lasciami stare, Marz, oddio, fermi, allora faccio come Marz, no, anche no, anche no, no, assolutamente no. Allora, Guido, quindi stiamo parlando di recupero dei contributi e tutela dell'anonimato per quelle che sono le denunce degli agenti di commercio, ma ci arriviamo. Guido, io ho perso 3 anni di versamenti ed Enasarco non li ha potuti recuperare per il fallimento della mandante, che ha chiuso e riaperto con altro nome. Stessi prodotti, stesso proprietario. Ne leggo un po', Luca, poi magari rispondiamo. Magari ci aiuterà appunto la redazione. Marco di Pescara, buongiorno. A tal proposito, a distanza più di un anno, Enasarco non mi dà risposte circa il recupero da parte loro con pratiche che so per certo già avviate ed esecutive. Questo è importantissimo, questo rispondiamo subito. Sui relativi versamenti mancanti che di conseguenza devono essermi girati. Gli stessi importi verranno versati sul mio conto solo a chiusura a saldo del debito della mandante, punto di domanda, con la quale ovviamente non ho più rapporti. Marco di Pescara, vuoi dire qualcosa? Sì, su allora, questo? Queste domande focalizzano l'attenzione su un aspetto importantissimo, cioè la necessità che Enasarco immediatamente s'attivi, perché se a livello procedurale fa passare i mesi semplicemente per far passare una pratica dal servizio recupero al servizio legale, poi bisogna interloquire con l'avvocato convenzionato con la fondazione che inizia a fare la procedura di recupero, passano i mesi, la ditta ne frattempo fallisce, allora è chiaro che il problema è enorme e la gente rimane col cerino in mano. Quindi è chiaro che bisogna dare un impulso da questo punto di vista, cioè non appena c'è una pratica bisogna intervenire subito. Certo, tra l'altro un'altra cosa, mi collego sempre al messaggio di Marco, quindi per quanto riguarda Guido la ditta fallisce, passo prima un attimo una piccola puntualizzazione per Guido. Esattamente, questa è una cosa che succede spesso, per cui se non si è tempestivi nel fare la segnalazione, la ditta fallisce. Un'altra cosa da ricordare, Guido, è che sono i contributi vanno in prescrizione dopo 5 anni. Infatti il nostro punto del programma riferito all'anonimato, che è importantissimo, perché? Perché ci sono molti colleghi che oggi hanno paura di denunciare l'azienda. Perché ci lavorano e perché magari sono monomandatari, e poi vabbè, nel monomandato sappiamo come la pensiamo io e Luca,
ma un altro argomento, che sono monomandatari, che hanno un patto di non concorrenza post contrattuale all'interno del mandato, magari per n mesi, se non anni addirittura, mi pare di ricordare che può essere massimo per 2 anni, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma poi confermi, perfetto, notaio conferma. Quindi che succede? Che non denunciano il versamento dei contributi, quelli dopo 5 anni vanno in prescrizione, dopodiché hanno un patto di non concorrenza post contrattuale, quindi dopo la fine del contratto non possono più trattare quel prodotto su quei clienti in quella zona o tutte cose così incrociate, e quindi si trovano anche a non avere i contributi e a non poter fare lo stesso lavoro sugli stessi clienti nella stessa zona, nello stesso settore, a seconda di quello che hanno firmato. Bisogna essere tempestivi, gli agenti di commercio devono avere la possibilità di vedere immediatamente se i contributi sono stati versati, e questo sull'area Rasarco, sull'area riservata c'è, questo lo dobbiamo dire, ma soprattutto devono avere, e molti colleghi, qui vi tiriamo le orecchie a voi, perché non è che dovete tirare soltanto le orecchie a noi, molti colleghi non entrano nella loro area riservata in Rasarco, cosa che invece dovrebbero fare. Voi non sapete quanti colleghi hanno chiamato, e Luca lo sa, che hanno detto, cioè, ma io non posso votare, Rasarco mi ha detto che non ci sono i contributi, ma io faccio l'agente da n anni, cioè i contributi, perché l'azienda non l'ha pagati, e loro non essendo mai entrati non se ne sono accorti, e se ne sono accorti soltanto sono in occasione, veramente tanti, eh? Sono tanti, sono in occasione delle elezioni. Quindi è importante, oltre alla possibilità che Enasarco tuteli maggiormente, già di quello, più di quello che già fa, l'anonimato dell'agente degli agenti di commercio che denunciano, è importante che gli agenti di commercio sappiano subito se un'azienda non gli sta pagando i contributi, per evitare che poi a distanza di anni questa fallisca. Questo per Guido. Per quanto riguarda Marco invece, rispetto al che non ha assolutamente notizie rispetto se sono state avviate le procedure, non sono state avviate, secondo noi è un diritto che l'agente di commercio, che ha un rapporto contrattuale con l'azienda, quindi c'è un mandato, non è che è un terzo, perché oggi Rasarco non fornisce informazioni sullo stato della pratica come secondo noi dovrebbe fare, un po' di più rispetto a quello che già fa, ma è importante sapere se c'è qualcosa e a che punto è, se si sono attivati, se non si sono attivati, senza ledere la privacy dell'azienda, senza andare naturalmente contro la legge, perché questo non è possibile. Però un agente di commercio che ha appunto con l'azienda un rapporto di lavoro, o aveva nella maggior parte dei casi, perché spesso le statistiche lo dicono che le denunce avvengono soltanto alla fine del rapporto, questo perché non c'è la garanzia dell'anonimato vera reale, quindi per forza succede. Quindi noi vogliamo cambiare anche questa cosa. Marco, posso intervenire? Quindi informazione, Rasarco al fianco degli agenti. Io penso che sia doveroso che un agente che voglia sapere a che punto è la sua pratica, è doveroso che Rasarco gli risponda e gli risponda subito. È normale che sia così. Sì, in una qualsiasi situazione, se io voglio sapere a che punto è la mia pratica, ho diritto a saperlo. Quindi. Sì, scusami, io ogni tanto mi perdo, perché purtroppo sono tanti messaggi, per fortuna sono tanti messaggi, come diciamo prima, purtroppo sì. Per fortuna. Se volete potete intervenire in diretta tramite WhatsApp 329-672-5562, ripeto 329-672-5562, o sulla nostra pagina Facebook. Vittorio, ho collaborato con un'azienda per più di un anno con una lettera di procacciatore di 3 mesi che doveva poi trasformarsi in mandato, ma non è stato così. Posso richiedere i contributi mai versati? Ti rispondo io, Vittorio. Poi Luca magari analizza la parte Enasarco. Dipende naturalmente, Vittorio, da quanto tempo è terminato il rapporto, perché comunque in ogni caso c'è la prescrizione quinquennale. Quindi se questo rapporto che tu hai avuto con l'azienda sono passati diversi anni, questa cosa non si può fare. Se invece il rapporto è finito da poco e hai fatto l'agente di commercio pur con contratto o con lettera, che poi è la stessa cosa, di procacciatore d'affari, poi assolutamente sì. Un'altra cosa importante che molti colleghi non sanno, che è il fatto del rapporto terminato. I contributi a Rasarco sono, perdo 2 minuti per dare questa informazione Luca, i contributi a Rasarco sono 50% a carico dell'azienda e 50% a carico dell'agente. All'agente viene fatta una trattenuta sulla fattura, quindi l'agente non percepisce quei soldi, e l'azienda li va a versare ogni trimestre per il trimestre di competenza, va bene? Quindi il 20 alla fine del trimestre versa questi contributi. Se questo non avviene e il rapporto di agenzia termina sostanzialmente, ma anche se non termina, se vengono fatta un'evasione dei contributi, gli contributi non sono più 50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda, sono 100% a carico dell'azienda. Quindi non dovete aver paura di questa cosa, di perdere i contributi. L'importante è che, data di Rasarco la possibilità di andare a fare delle ispezioni, dovete denunciare, ed è importante quello che vogliamo fare noi, che Rasarco tuteli gli agenti di commercio affinché possano denunciare tranquillamente, perché se io sono agente
al di là che nessuno ispettore dice all'azienda chi è l'agente di commercio che ha denunciato, ma qui quando trattiamo con aziende che hanno 50, 100, 200 agenti non è un problema. Quando trattiamo con aziende con che, invece, che hanno 5 agenti o che ne hanno 3, il re Mida dell'azienda vi chiama: che sei stato tu a fare la denuncia, guarda che ti vedo, sai, e quindi comunque uno ha paura a fare questo tipo di denuncia. Sai, se invece mi hai messo paura. Ah, lo sai, eh? Allora, se invece si scatta una cosa per cui l'azienda non può sapere che si tratta di una verifica ispettiva su richiesta, quindi che è tutto molto più blindato, tutto molto più meno trasparente in questo caso per l'azienda, l'azienda non saprà mai se quella denuncia, diciamo, se quell'ispezione avviene perché è stata fatta da una segnalazione dall'agente oppure no. Va bene? Quindi questo è importante. Per quanto riguarda nel caso di specie, che bisogna dimostrare la stabilità del rapporto. Questa è la differenza tra procacciatore e agente di commercio. Quindi al di là del fatto che su un pezzo di carta ci sia scritto procacciatore, se l'ascoltatore ha fatto tante fatture e è in grado, o comunque sia in grado di dimostrare che lui si è speso in maniera continuativa e abituale nel rapporto di lavoro, è chiaro che è un contratto d'agenzia. È un contratto d'agenzia. Il claim che ho creato qui a Radio Agenti, facendo una citazione cinematografica da parte di un film che diceva: stupido è chi lo stupido fa. Grande film. Grande film. Qui a Radio Agenti diciamo: agente è chi agente fa. Quindi se fai il lavoro da agente di commercio, sei agente di commercio, a prescindere che sul contratto ci sia scritto barman. E mangiate tanti gamberetti. Bubba, sì. Andiamo avanti, non facciamo citazioni. Luigi, buongiorno. A me non risultano versati i contributi in ASARCO relativo all'anno 2014. Come fare? Cosa fare? Niente. Luigi, sono prescritti. Quello che sarebbe, che bisogna fare, che vogliamo fare noi, perché questa è una puntata su quello che vogliamo cambiare in ASARCO, naturalmente, è quello per fare in modo che in una situazione come la tua nessuno ci si debba più trovare. Quindi comunque fare in modo che se quell'azienda non ti ha versato i contributi e tu semplicemente non te ne sei accorto, darti più strumenti e soprattutto creare una sorta di automatismo. E ve lo racconto, perché io sono convinto che con il cervello, con l'idea, con facendo girare insomma il cervelletto, non serve essere degli scienziati per trovare delle soluzioni. Le soluzioni molto spesso più sono semplici e più sono stanno efficaci, stanno davanti agli occhi magari. Esattamente. Allora, se tu, Luigi, avevi un rapporto di agenzia dal 2010 con questa azienda, va bene, 2011 ha pagato i contributi, 12, 13, poi nel 14 questi contributi non sono più pagati e tu sei colpevole perché non sei andato nell'area in ENASARCO a controllare, però hai una, come posso dire, una scusante, che è quella che la mattina ti alzi, capito, ti fai la barba, fai la pipì, fai tutto quello, prendi la macchina, vai a fare gli ordini, la sera torni, trasmetti gli ordini all'azienda, eccetera, eccetera. Quindi hai anche un po' da fare. La legge non ammette ignoranza, però non hai il tempo, non vai nell'area riservata. Ma è ENASARCO che sta lì, dove il personale ENASARCO è pagato per stare al nostro servizio, va bene, e deve fare determinate cose, potrebbe tranquillamente fare una procedura che in automatico, senza nessuno sforzo, certo ci sarà da investire 10.000 o x mila euro per una procedura, benedetti. Però immaginati, Luigi, se nel 2015 ti fosse arrivata una mail dicendo attenzione, occhio, o anche un sms, no, per dire qual è il problema. Per esempio, in alcuni casi manda sms o anche un sms dicendo: attenzione Luigi, la tua azienda Pinco Pallo non ha versato quest'anno nessun tipo di contributo. È normale. Se non hai prodotto provvigioni, nulla osta a questa cosa, ma se sei andato a vendere prodotti provvigioni, entra all'interno della riservata, verifica, faccio una segnalazione, insomma, per dire: sappi che questo è il primo anno che succede. Poi te ne manda uno al secondo, poi te ne manda uno al terzo, perché ricordiamo che dopo tre anni, se tu fossi stato, sei un monomandatario, tu hai perso tutta una serie di diritti, perché dopo tre anni che l'azienda non ti versa i contributi, per esempio, non hai nemmeno diritto ad avere un certo tipo di assistenza. Bravissimo. Per esempio, al di là che sul diritto all'assistenza, sui mancati aiuti stendiamo un velo pietoso, però è importante, soprattutto non maturi quegli anni come anzianità contributiva in soldoni. Semplificando, andrai in pensione 2014, se sei monomandatario 2014, sei anni dopo. Cioè, noi qui ci battiamo e ci facciamo un tombino tanto per cercare di mandare le persone in pensione simultaneamente da Sarco IMSS, e l'azienda non ti paga i provvigioni, ti dà sei anni di meno di contributi, quindi pensione più bassa, la perdita del diritto. Quindi
è semplice. Sono tutti quando, problemi a cascata. Quando l'azienda non pagherà i contributi, sappiate che io voglio, è uno dei miei impegni che ho preso, che Enasar comandi in automatico un'email. Clic, boom, email. Guarda, non sono arrivati i contributi. Poi se c'è un problema perché hanno sbagliato conto, hanno fatto, si vede subito. Giacomo, ho fatturato per aziende che poi sono andate in concordato fallimentare o semplicemente non mi hanno mai pagato. All'ente posso chiedere di recuperare almeno le cifre delle ritenute? In che modo? Dicevamo prima sempre, ad oggi no, c'è la prescrizione, Giacomo. Quindi bisogna vedere quanti anni fa è accaduto. Angelo, che sia la volta buona e soprattutto la tutela di noi agenti. Buona giornata, ci ha mandato la ricevuta di voto. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Allora, Antonio, qualcuno dice che il 90% ha preso il contributo. Penso che Antonio si riferisca al contributo del Covid, non lo so. Qualcuno dice che il 90% ha preso il contributo. No, Antonio, no, no. Non credo. Non so se dici questo, Antonio, allora, non lo so. Io i dati vado a memoria. Casomai ti correggo che qualcosa esatto. Mi ricordo. Io gli ultimi dati che avevo a disposizione parlavano di 1800 persone iscritte all'ente che avevano ricevuto il contributo Covid su 220.000 iscritti. Un rapido calcolo, l'8 per mille degli agenti aveva preso il contributo. Io mi ricordo questo perché il dato dell'8 per mille è piuttosto evocativo. Dimmi se sbaglio, dimmi se hai i dati più aggiornati, ma il 90%, guarda, assolutamente. Ma che 90% di quelli che hanno fatto la domanda? No, guarda, ti dico semplicemente che hanno preso il contributo soltanto persone con un reddito inferiore ai 6.000 euro e che su circa 30.000, diciamo erano 24.000 le prime due tranche, hanno preso il contributo di domande su 1.800 nemmeno, insomma, una roba di questo tipo. No, ero distratto perché naturalmente qualcuno sta segnalando nel Fatto Quotidiano, ci chiedono di parlare della lista fare presto che è collusa con la finanza e quant'altro. Allora, il tema è altro, parliamo di programmi, però una cosa ve la voglio rispondere io se posso, Luca, perché hanno messo in mezzo tutta la lista e quant'altro. Ma secondo voi, no, anziché fare delle congetture sul fatto che la lista sia con i banchieri, la finanza e quant'altro, che poi i consulenti finanziari sono consulenti finanziari, non sono speculatori, non sono banchieri, non sono finanzieri, sono consulenti finanziari, sono un botto, pagano un botto di contributi all'Enasarco. Se proprio non vi sta bene il fatto che i consulenti finanziari siano all'interno di Enasarco, fate una mozione che i consulenti finanziari non debbano più pagare Enasarco, sì, Enasarco la chiudiamo proprio, arrivederci e grazie, non c'è per nessuno. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma visto che ci rompete le scatole con la finanza, ma perché non ci spiegate e finanza si tratta, quando avete messo i soldi alle Cayman, come l'avete fatto, se l'avete fatto sotto il bar sotto casa o se avete fatto un accordo con le finanze, con i finanzieri e quant'altro, quando avete fatto tutti i passaggi dei fondi con gli immobili, le cose, ma non è finanza quella? Gli agenti di commercio dovrebbero pensare, faccio un esempio per dare un senso di quanto, capito, in questo momento questi signori abbiano paura e a quanto siano strumentalizzando le cose, al di là che quelli che diciamo noi sono fatti veri, reali. Se io dico che un tale poco sta seduto in CDA Enasarco da 19 anni è perché sta seduto 19 anni, se dico che Marzolla sta da 13 anni è perché sta 13 anni che sta lì seduto in Enasarco, ok? È un fatto, non è che è messo in discussione, o lui mi dice che non è così, oppure, ma se qualcuno dice che potrebbero esserci delle relazioni, forse vediamo, presunte, ma fatela finita, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè non è proprio questo la cosa, vogliamo parlare di programmi, non di altro. Quindi dicevo, perché non ci spiegate che cosa avete fatto, capito, voi con la finanza? Anche perché, e spieghiamo agli agenti di commercio, Enasarco ha un patrimonio di 8 miliardi di euro. Di questi 8 miliardi, vado a numeri così, 4 miliardi sono investiti, insomma più o meno sono quelli che vengono girati, investiti, fondi, comunque immaginiamo 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro, va bene? Cosa fai tu? Lo prendi e lo vai ad investire nel fondo XY, non dico azioni perché Enasarco non può comprare azioni da regolamento, quindi vai in un fondo. Nel momento in cui questo miliardo si muove da un lato A, praticamente è investito in microfoni, va bene, così facciamo un esempio, è investito un microfono, 1 miliardo di euro, lo voglio investire in telefonini, va bene, lo metto di là. Questo miliardo di euro, nel momento in cui lo sposto, è assolutamente normale
che qualcuno nello spostare questo capitale prenda una commissione, perché ci sono tutti quelli che prendono le commissioni per fare questa cosa, e quindi il miliardo si sposta da qui a qui e qualcuno prende la commissione. Se dopo un anno questo miliardo sui telefonini non va più tanto bene, va bene? Questo miliardo si prende e si sposta, quindi passa dai microfoni ai telefoni e poi passa al mouse, che è un'altra cosa che ho io qua. Nel fare quel passaggio, quel miliardo, che magari è andato anche meglio perché è diventato 1,1 miliardi, capito? Anche fruttato, sono anche stati bravi, però quando si disposta 1,1 miliardi, le commissioni su quel 1,1 miliardi riscattano un'altra volta. Allora vi domanderete, perché questi signori si stanno così incaponendo e stanno andando diretti sulle... proprio durante le elezioni escono tutte queste cose? Fatevi questa domanda. Noi parliamo di programmi, va bene? Siamo qui per parlare di programmi. E potremmo, potremmo parlare molto, in maniera molto approfondita, di quello che è stato fatto nel passato. Ti però posso, ti posso non è quello di non che no, ma certo, stavo arrivando proprio a quello, perché adesso è il momento di parlare di programmi. Adesso le persone ci stanno ascoltando per sapere come intendiamo risolvere il loro problema Enasarco, come fare a migliorare Enasarco, come fare in modo che abbiano delle prestazioni eque e adeguate. Questo è il tema. Questo vogliono sapere, questo non vogliono sapere il retroscena, cose, al di là delle cose che hanno scritto. Ma ho visto una cosa addirittura sulla nipote, nemmeno fosse la nipote di Mubarak, come Berlusconi. Ma dai, ma noi non vogliamo parlare delle famiglie, dei parenti, cose, vogliamo parlare di programmi, vogliamo parlare di che cosa andremo a fare con gli agenti. Li stiamo facendo due palle così, tra le mail, i messaggi, le trasmissioni radio. Arrivano caterve di email da parte di qualcuno, la gente non ne può più. Da questo punto di vista. Allora, vabbè, nominato con contenuti molto, come dire, relativi. Chi era nominato dalla politica? Chi c'è di loro ancora oggi in CDA? Un botto. Andiamo avanti. Ma, però basta prendere i bilanci dell'ente, se uno ha voglia. Allora, Daniele, non so quante mail mi stanno arrivando in quest'ultimo periodo, tante agenzie di categoria per il voto, mai ricevuto nessuna mail fino a un mese fa, vedi? E ora tutti scrivono, cioè, ma c'hanno ragione. Sì. Ma non è che fanno bene a non pagarla in Enasarco, Paul? No, Paul, non fanno bene a non pagarla in Enasarco, perché comunque è un'evasione, nel senso che non è che Enasarco è un qualcosa che tu dici che è facoltativa, Paul, Enasarco è obbligatorio, quindi quando c'è intermediazione, c'è qualcuno che prende, che poi nemmeno agente, qualcuno che prende delle percentuali per promuovere un affare per conto di un'azienda, scatta quell'obbligo, scattano obblighi di tenuta d'acconto, è tutta una cosa, motivo per cui andrò a chiedere i soldi ad Amazon, va bene? Sul fatturato di Amazon, con i soldini del 4% che deve pagare Amazon per questa cosa, in realtà che devono pagare le aziende che vendono su Amazon e praticamente non usano gli agenti di commercio, noi col 4% abbiamo fatto dei calcoli e più o meno sono un bel po' di milioncini di euro, con i quali andiamo a aiutare gli agenti di commercio che hanno avuto la crisi del Covid, perché mentre Amazon è andata alla grande col Covid e non è una sua colpa, sono stati bravi, chi gli dice niente, gli ha detto anche abbastanza fortuna, non dico questo, però porca troia devi pagare i contributi, perché a fronte di quello molti agenti sono rimasti con le pezze dove non si dice. I 20 anni di contribuzione minima si possono tradurre in molti casi come appropriazione indebita, secondo me. Non commentiamo, noi siamo contro i 20 anni di, diciamo, di contribuzione, però approvazione debita è un reato, quindi no. Noi vogliamo fare in modo che tutti gli agenti di commercio, parliamo di questa cosa, ecco, dai, allora, tanto bevo. L'ascoltatore faceva riferimento ai 20 anni di contributi, no? E quindi al fatto che oggi il regime pensionistico Enasarco, per avere una pensione tu debba arrivare a quota 92 con i due paletti, 67 anni d'età e 20 anni di contributi versati. Si prevede anche che con 5 anni di contributi versati si possa avere una prestazione pensionistica quando si arriva a 67 anni di età e a partire dal 2024, purché si sia iscritti a Enasarco dopo il 2012, mentre invece chi si è iscritto prima del 2012 deve per forza arrivare a quota 92 con i paletti che dicevo prima, il che è assolutamente iniquo. Quando prima parlavo del fatto che gli ascoltatori e gli agenti in generale vogliono sapere che cosa intendiamo fare per risolvere i loro problemi di Enasarco, mi riferivo anche a questo aspetto, cioè noi cercheremo di fare in modo che tutti gli agenti di commercio, sia quelli dopo il 2012
che quelli prima del 2012 iscritti all'ente possono avere, dopo 5 anni di versamenti effettuati, una prestazione pensionistica. Chiaramente sarà in linea con quello che è versato, ma oggi l'ENASARCO non gli dà nulla alle persone iscritte prima del 2012. È il problema enorme, problema sociale dei cosiddetti silenti. Certo. Quindi vogliamo evitare che chi è oggi agente di commercio possa diventare silente. Chi è invece già silente, e sono tantissime persone, noi intendiamo riaprire la finestra per fare i versamenti volontari, che purtroppo prima fare sempre... i conti, però prima si fanno i conti, stavo arrivando proprio lì, non sempre è conveniente, quindi occorre prima andare ad esempio in un patronato e farsi fare una, come dire, una previsione di quello che può costare riaprire i versamenti volontari e una previsione di quello che poi si otterrà quando si andrà in pensione. Quello che si otterrà se ENASARCO riesce ad avere una sostenibilità tale da poter fare operazioni di questo tipo. Quindi insomma sono le cose da vedere, sono tante, ma è chiaro, ma l'abbiamo spiegato nella prima trasmissione. Esatto, mi sembra, è un'ingiustizia e non deve assolutamente più avvenire, e dobbiamo fare qualcosa anche per quello che è stato. Allora Mauro dice: però mi chiedo, è mai possibile che con i mezzi che ci sono oggi ogni singolo agente non controlli se sul conto previdenziale è tutto a posto? Dipende dalla, come dire, è possibile, dall'attenzione, dalla sensibilità al problema, e tante persone non, ma guarda, io non ti faccio, sono ricordate. Allora dico una cosa in questo momento, no? Ogni tanto mi capita di parlare con qualche agente di commercio, raramente, non è che, però quando mi capita di parlare con qualche agente di commercio, gli faccio dire: vabbè, ma tu per caso sei iscritto a qualche associazione di categoria? Poi per far capire, fanno qualche sindacato, perché noi sono associazioni di categoria, sindacati sono due cose un po' diverse, però per farmi capire, no? Un po' tipo fermati o sole. Quindi uno dice: qualche sindacato, ah sì sì, è ENASARCO. Che dico, stupidaggi, è vero. Quindi comunque succede questo, quindi c'è a volte molta impreparazione su questo, però su questa impreparazione e su questa ignoranza nei secoli il potere ha gozzovigliato, ci si è steso bello comodo, e non è possibile. Poi posso scegliere se fare una cosa, non farla, o posso scegliermene se fregarmene di questa cosa, ma è obbligatorio per un ente di previdenza dare a tutti gli iscritti che obbligatoriamente pagano i contributi gli strumenti per poter essere informati. Ma non, io vi faccio un esempio, in CDA, e non ho nessun problema a dirlo, a volte arrivano delle, diciamo, dei punti all'ordine del giorno che hanno 40 allegati, cioè 40, sì, 40 sì, fogli sì, PDF allegati di, che ne so, 100 pagine in alcuni casi, in alcuni 30, 40. Non dico che sono scritti piccoli, perché sono scritti normali, però quando devi analizzare un punto, va bene, e devi andarti a leggere e lo devi fare 80 pagine, all'interno di quelle 80 pagine non è facile andare a trovare l'informazione che potrebbe essere stata inserita lì semplicemente per fartela vedere un pochino meno. E mi spiego, non è normale che, secondo me non è giusto che ENASARCO dia la possibilità di vedere la trasparenza di quanto un agente, l'hanno detto anche i ministeri, la trasparenza, sapere sul sito ENASARCO c'è quanto prendono i consiglieri, ma se io per fare quello devo fare il quarto salto mortale per andarci e non lo trovo, cioè di che parliamo? Se tu non puoi semplicemente dirti: vabbè, però te l'avevo detto io. No, non è che me l'avevi detto. Avermelo detto significa darmi il titolo, come siete bravi coi titoli dei giornali a dire le puttanate. Mettete i titoli che guarda, che se controlla se per caso hai quest'anno i versamenti, altrimenti perché ripeggi. Non l'hanno mai fatto, perché questi non signori. È stato mai fatto, perché a volte è difficile anche per chi non sa. Noi quello che vogliamo è che gli agenti di commercio sappiano, poi se ne possono fregare e possono dire, molti lo sono, la pensione poi ci penserò. Ecco, non ragionate, poi ci penserò, va bene? Oggi abbiamo un'alternativa davanti alla vostra strada. C'è una cosa rispetto al voto, che c'è la possibilità di votare e di incidere. Quindi voi potete o decidere di mantenere tutto com'è e quindi non votare, o votate le altre liste, o una votate qualsiasi. Le altre liste, se voi volete cercare di cambiare qualcosa e volete votare qualcuno che non ha mai comandato all'interno di ENASARCO e volete che tenti di fare qualcosa, mettiamola così, e voi dovete votare, fare presto, non è che ci sono tante alternative. Non votare, l'ho detto più di una volta a colleghi che mi hanno detto: no, ma io sono scocciato, non voto, queste non sono elezioni politiche. Che voi non votate, se ne fottono,
ok? Anzi. Comunque, credo, comunque si mettono seduti lì e fanno quello che vogliono fare sulle poltrone del CDA. Francesco, votato, io vi ho dato fiducia, adesso dopo esito, se sarete eletti in maggioranza, aspetta a voi mantenere le promesse e soprattutto essere vicino con i fatti agli agenti. Grazie, 100%, siamo qua. Allora, Daniele, anch'io mi sono accorto troppo tardi, la mia vecchia azienda ha saltato dei trimestri in diversi anni e mi sono accorto solo quando ho conosciuto Inena Sarco. Questo bisogna vedere appunto la prescrizione a che punto sta. Allora, Anna, qual è la procedura per denunziare un'azienda che non versa? Io l'ho fatto ma non ho ricevuto risposta dall'ente. Guarda Anna, eventualmente scrivici in privato, perché poi gliela forniamo, certo. C'è la possibilità, c'è il modulo, mi sembra di ricordare, che perché ho fatto diverse puntate con alcune persone, alcuni, diciamo, persone di Nasar, stavo dicendo dirigenti ma non sono dirigenti, perché è Nasar funzionari che dirigenti Enasarco ha deciso di non mandarli, guarda un po', hanno proibito ai dirigenti Enasarco di venire molto prima delle elezioni radioagenti. Però diversi funzionari, tra l'altro in gambissima, e saluto tutti quelli che hanno partecipato, tutti veramente con il cuore, i quali hanno spiegato molto bene puntualmente come si fa a denunciare se è un'azienda che non versa appunto i contributi. Non vorrei dire una stupidaggine. Allora, io mi chiedo piuttosto se è mai possibile che Enasarco, con tutti i mezzi informatici, non possa controllare per conto della gente se le mandanti sono in regola con i versamenti? Si sfonda una porta aperta. Si sfonda una porta aperta. Senti, torniamo alla delle cose che facciamo. Torniamo alla lotta all'evasione contributiva o a garanzia dell'anonimato, ne abbiamo abbastanza parlato. Perché è così importante andare a recuperare per le casse dell'ente i contributi perché è la concorrenza sleale, tra virgolette, dei procacciatori d'affari, se allora, vogliamo, no? Certo, al di là dell'equità della cosa, voglio dire, prima di tutto per questioni di giustizia nei confronti degli agenti di commercio, e questo è la prima cosa, ed è scontato che sia così, ma poi anche per ragioni inerenti alla sostenibilità finanziaria dell'ente, cioè servono più risorse possibile in entrata per garantire un domani alla Fondazione Enasarco, perché oggi chi è in attività paga i contributi, versa i contributi per pagare anche le pensioni agli attuali pensionati, domani gli iscritti oggi in attività diventeranno pensionati, e a chi penserà loro? Quindi dobbiamo fare in modo che entrino più contributi possibili nelle casse dell'ente. Anche perché se vogliamo aumentare le entrate senza aumentare i contributi, perché sarebbe facile, noi contributi come hanno fatto in passato, certo, ma hanno fatto nel 2012, no? Che ci vuole? Colpo di bacchetta, pagate di più e prendete di meno. Però sono stati furbi, perché nel 2012 non è che hanno detto passiamo tutto capito, insieme, dal certo. 12% piano al 17%, piano piano, la suppostina, esatto. Piano piano, ci certo. Hanno messo un po' d'anni, dal 12% sono arrivati negli anni al 17%, ma un'altra cosa che hanno aumentato, e pochi se ne sono resi conto, ma i conti dicono questo, hanno aumentato i massimali a colpi di 2 anni ogni 2 anni. Questo ha portato dal 2012 ad oggi un incremento dell'impatto dei contributi sulle nostre fatture pari al 150%, ed è un dato che ho fatto io personalmente con la calcolatrice, mi sono messo là prendendo i contributi che si pagavano nel 2011 e quelli che si pagano nel 2020, più 150% nel momento in cui si raggiunge il massimale, va bene? E parlo chi l'ha fatto prima. Questo? Dai, su, quelli che stanno. No, però ogni tanto è giusto ricordare. Io no, va bene? Io nemmeno. Io non stavo nel CDA nel 2012. Va bene, chissà, magari qualcuno, era da fare, non lo so. Altro c'era. Non entro. Allora, Luigi, io sono stato, presumo, ho lavorato ho lavorato dal 2004 al 2017 con questa azienda come monomandatario, e quando sono andato via non ho ricevuto nulla, portafoglio clienti, incremento di fatturato, indennità di fine rapporto, non ho preso un centesimo. Oggi ho incontrato un amico avvocato e mi dice che forse possiamo ancora fare qualcosa per recuperare questi soldi che ti dovevano dare. Secondo voi è possibile recuperare tutto ciò che mi era dovuto? Parli del 2004-2017. Allora, tutto no, però 2017 non sei ancora totalmente in prescrizione. L'unica cosa che ti dico io è che l'avvocato, visto che ti ha detto questa cosa, valuta di prendere un avvocato, indipendentemente dall'avvocato che prendi, che ne sappia di diritto di agenzia, perché è importante, va bene? Quindi sì, qualcosa puoi ancora. Non sono andato in prescrizione sostanzialmente le indennità, presumibilmente. Bisognerà non è fare facile. I conteggi di queste indennità, però come diceva giustamente Davide, occorre rivolgersi a chi
ne capisce a chi ne davvero. Sa. Però la linea più o meno della giurisprudenza, te la dico rapida, se sbaglierò l'avvocato Bianchi e l'avvocato Colapaoli mi tireranno le orecchie, è che tutte le indennità maturano nel momento in cui si interrompe il rapporto di lavoro. Quindi sono maturate tutte le indennità dal 2004 al 2017, tutte insieme, simultaneamente nel 2017. Quindi... ergo al 99% detto da Davide Ricci, che non è un avvocato, quindi non mi prendo responsabilità di quello che dico, non sono in prescrizione, quindi le indennità dovresti riuscirci. Oddio, ancora, io ho lavorato in modo continuo, però rispetto a questa cosa la SARCO non c'entra nulla. Quello che praticamente devi andare a chiedere sono i contributi che sono indietro dal 2020, li puoi chiedere ancora i contributi, se non erro 2020-2015, un paio d'anni di contributi li recuperano. E oltre ai contributi, cioè, che per carità contano ma meno, è l'anzianità contributiva se sei stato monomandatario, capito Luigi? Quello è importante, altrimenti sei costretto ad andare in pensione 2 anni dopo, o dal 2004 o 16 anni dopo, oppure proprio per niente. Salve, ci dice un anonimo che quindi chiameremo Marco in maniera amichevole. Ho lavorato in modo continuativo dal settembre 2012 al marzo 2016 come cacciatore d'affari, l'azienda ha sempre sostenuto che non gli spettava versare i contributi a Nasarco. Posso avere delle precisazioni al riguardo? Si possono recuperare mantenendo l'anonimato? Abbiamo già risposto prima, dipende. Bisogna 2016. Qualificare il rapporto come rapporto d'agenzia e poi entrare nel... 2016 sei borderline, caro anonimo. A 2016? Dal 2012 capito. Al 2016. Ah, okay. I contributi li hai persi tutti tranne probabilmente quelli del 2016. Però e le indennità spicciarsi. Che non c'entrano niente. Forse per me le Nasarco non lo pagherei. Più perché serve solo per mantenere i le persone che lo gestiscono, ma non lo puoi fare, non è che decidi tu. No, però posso aggiungere una cosa, io capisco questo sentimento, non lo condivido, però lo capisco, perché quanti iscritti a Nasarco pensano che Nasarco sia equiparabile a una tassa? Se li sentiamo, sono tanti. Questo è il problema vero, perché se è uno strumento, un meccanismo dove tu metti i soldi e poi senti che indietro non hai nulla, c'è un problema di fondo che è importante e che occorre risolvere, no? Io sono d'accordo col sentimento di queste persone. Tra l'altro, rispetto all'obbligatorietà, allora e Nasarco si deve pagare per legge, se sei un agente di commercio o un consulente finanziario Nasarco devi pagare per legge, quindi non si può fare diverso, cioè finché non cambiano questa legge non si può fare nulla, Domenico, lo diciamo a tutti, quindi per questo diciamo votate per una gestione sana di Nasarco, perché votare, diciamo, vi voto soltanto se dite che Nasarco diventa facoltativo o se aboliamo Nasarco, e non votare, cioè nel senso che non ha senso, ma non è che stiamo così. A fare le promesse così no, tanto ma non è così. Tra l'altro né io né Luca e nessuno della lista Fare Presto crede che Nasarco sia da chiudere. Nasarco è da risanare, è da sistemare, ma non è da che chiudere. Il meccanismo in sé sarebbe virtuoso. Non è da rottamare. Ma... non è da rottamare. Perché è virtuoso il meccanismo? E qui mi aggancio a Domenico. Perché forse molti sottovalutano, perché la cosa che vedo spesso e che tutti molto spesso ci dicono è, dico, però sai, io i soldi anziché darli a Nasarco in un ente di previdenza realmente integrativa? No, nemmeno. Già, ente di previdenza proprio out. Capito? Schifo, vomito, capito? No, li do a un fondo, un investitore. Non mi viene in mente adesso, lo do, un fondo, un investitore, li metto agli amici consulenti finanziari, li investo, faccio un'assicurazione, mettiamola così, adesso non mi viene la parola, però il concetto è non li do a Nasarco, li metto io privatamente da una parte e magari mi fruttano di più. Che cos'è che non dovete sottovalutare? È che la cifra che voi vi trovate nel vostro conto in Nasarco, al di là che Nasarco è da riformare, è da mettere sana, deve rendere meglio gli investimenti, deve pagare le pensioni, deve fare tutto quello che abbiamo detto, che noi vogliamo cambiare, quello che dovete fare è semplicemente pensare questo: i contributi in Nasarco, quelli che voi pagate, sono il 50%, cioè rispetto a un plurimandatario che versa 4.365,94 euro di contributi,
l'8,50 li versa l'azienda mandante e l'8,50 li versa l'agente, va bene? Quindi sono 2.170 euro di contributi l'uno. Quindi che vuol dire? Che voi versate, se raggiungete il massimale, come plurimandatari 2.000, questo è mono, forse monomandatari meno, vabbè, comunque insomma 2.000 euro di contributi l'anno, ok? 2.000 voi e 2.000 euro l'azienda mandante, a prescindere, va bene? Adesso, quello che voi potete eventualmente mettere all'interno di un fondo sono i 2.000, perché se voi perdete in Asarco, voi perdete la forza che l'azienda mandante deve, è obbligata a pagare i vostri contributi. Quindi nessun fondo pensione, nessuna assicurazione, nulla vi trasforma in un singolo anno i vostri 2.000 euro in 4.000 euro. Quindi a prescindere dai rendimenti, sui quali naturalmente faremo di tutto per fare in modo che saranno dei veri rendimenti, non sono un super esperto di questa cosa, ma vedremo, non voglio entrare, diciamo, in questo argomento. Però quello che non potrete mai ottenere è che qualcuno vi regali, sostanzialmente, perché se voi non pagate la SARCO e se la SARCO non diventa obbligatorio, l'azienda non ve li darà mai i contributi se non è obbligata per legge. Questa è la realtà. Quindi qualsiasi storia intorno a questo, i vostri contributi che pagate voi raddoppiano ogni anno, più ci sono i rendimenti. È chiaro che qualcuno più di una volta ha detto vabbè, ma io vado a contrattare con l'azienda, capito, e quindi me li faccio dare uguale. Certo, per carità, se sei ancora uno di quelli che va a contrattare con l'azienda, chapeau, ma non sono tutti così. La maggioranza degli agenti di commercio, ahimè, non va a contrattare con l'azienda e la subisce, non ha, e torno al tema della puntata sulla tutela dell'anonimato, non ha neanche il coraggio di denunciare un'azienda bastarda che non gli paga i contributi quando invece dovrebbe, e firmano contratti di procacciamento d'affari anche quando non è un procacciamento d'affari, ma è palesemente un contratto di agenzia. Gian Claudio, ai procacciatori spetta il versamento dei contributi in Asarco? Sì. Un'altra domanda la faccio io, perché era un po' nel tema, non facciamo in tempo, manca veramente poco, un minuto e mezzo. I versamenti in Asarco spettano anche quando l'azienda è estera, un'azienda spagnola, un'azienda francese, un'azienda tedesca è obbligata a versare i contributi in Asarco. È un altro punto del nostro programma. È un altro punto del nostro programma. Sono le 13.54 il giovedì 1 ottobre, quindi abbiamo quasi finito. Marco, è da rifondare. E la rifonderemo, sì, Marco. Sì. Qual è il problema? Su questo siamo assolutamente d'accordo. Insomma. D'accordo. Ma Marco, si chiama Marco sul serio o Marco anonimo? Questo è Marco anonimo. Veramente. No, Marco sul serio. Allora dillo, Marco sul serio. Da rifondare. Capito? Assolutamente d'accordo. Allora, ma qui addirittura Mauro ha fatto una simulazione della sua pensione, mamma mia. Ce ne sono tanti, non abbiamo tempo. Allora io saluto Tiziano Cenciarelli in regia, Marco Potetti in redazione, Francesca Sacco, Valeria Vezzani, Luca Gaburro, appunto, di Federagenti, lista Fare Presto, attualmente nel CDA in Asarco, Davide Ricci, che sono io, attualmente nel CDA in Asarco. Allora Luca, tieni presente che abbiamo ancora un po', se vuoi chiudere la trasmissione con qualcosa di particolare, dovrebbe essere 55, andiamo a chiudere, manca poco, insomma un minuto e mezzo più o meno, non volevo farti fare le cose di corsa come al solito, un minuto e 47 secondi. C'è un'altra domanda a cui rispondere, io sono qui apposta per rispondere alle domande. Allora sì, Mauro, ho fatto una simulazione della mia futura pensione, quanto bravo sei, niente spot, grande Luca. Tazza di Radio Agenti. Ho fatto una simulazione della mia futura pensione da Sarco sul sito dell'ente. Esistono due possibilità: conteggio con contribuzione futura per 7 anni, che è mancato, e conteggio senza contribuzione per i prossimi 7 anni. Siete in grado di dirmi com'è possibile che l'importo con i versamenti per i prossimi 7 anni è parecchio più basso rispetto agli versamenti? Sì, in un solo minuto. Ne parliamo sulla puntata di lunedì di questa cosa. Sì. C'è una cosa pericolosissima che è conveniente per gli agenti di commercio, fidatevi, sono uno dei pochi in Italia che sa fare il calcolo della pensione da Sarco a mano, fidatevi che è così, perché è la famosa quota A, quota B, quota C, che però ha un punto, ha un problema grosso, Mauro, ha il problema che molto spesso, siccome sono i migliori 3 anni negli ultimi 10 anni, che cosa succede? Questa caspita di crisi che ci sta colpendo, questi fatturati che stanno scendendo, di fatto peggiorano gli ultimi 3 anni e stanno durando talmente da tanto che peggiora gli ultimi 10 anni, quindi gli agenti di commercio che una volta guadagnavano tanto fino a 15 anni fa stanno perdendo i loro anni migliori, quindi se continuano a fare gli agenti di commercio la loro pensione diminuisce. Ti do la certezza che in alcuni casi, Mauro, ma si passa da 800 a 300 euro, si passa da 800 a 300, da 2100, sì, sì. In alcuni casi è meglio smettere di fare l'agente. Non deve essere così, ne parliamo giovedì, grazie e ciao, arrivederci.
Attivo Agenda.